Edure svolge una gamma piuttosto ampia di servizi per le imprese. Può sembrare strano che un'azienda che si occupa di entertainment dello spettacolo decida di sviluppare un segmento specifico proprio per le imprese, di qualunque genere esse siano. Invece, seguendo peraltro un modello che sicuramente negli Stati Uniti funziona ormai già da tempo, riteniamo che l'emotional branding sia un campo molto ampio in cui ci si può muovere. Cosa significa? Significa fidelizzare il proprio cliente, il cliente al proprio marchio, al proprio brand, attraverso un momento emozionale. E quindi, siccome noi siamo specializzati in momenti emozionali, abbiamo pensato che si possono promuovere le imprese in tanti modi diversi e non solo facendo spettacolo. Facciamo degli esempi. Un format molto semplice, a costi contenuti, che ha dimostrato di funzionare benissimo, è il cosiddetto talk show interattivo, ovvero si sceglie un tema specifico con cui un'impresa vuole comunicarsi. Se è un'azienda che si occupa di design, avrà un momento dedicato a un materiale specifico di nuovo lancio, piuttosto che a una linea nuova. Se è uno studio medico, che vuole promuovere un nuovo servizio, una nuova proposta, si punterà su quello. Ma intorno a questo si invitano i clienti a un momento apparentemente leggero, costruito come un talk show, ovvero c'è un presentatore, un moderatore, che può essere un giornalista di settore specializzato, ad esempio, così come un testimonial anche televisivo di area. C'è un ospite speciale, che può essere appunto un attore e quindi un personaggio famoso, oppure può essere un ospite legato, un designer di particolare appeal. Abbiamo avuto in un caso per un'impresa nostra cliente Cleto Munari, che è stato ospite speciale di questo evento fatto appunto in un negozio di arredamenti. Gli eventi sono stati per promuovere il negozio, per promuovere le iniziative che avevamo in corso, chiamando design, artisti, fotografi, tutto. Lei è brava in questo. E poi naturalmente c'è il titolare dell'impresa, dello studio medico, del negozio. In questa chiave in cui le persone possono raccontarsi, spesso preceduto da un video costruito bene, che racconta, no, come questa impresa, questo negozio, questo professionista svolge la propria attività, il pubblico è più predisposto, il cliente è sicuramente già emotivamente predisposto ad ascoltare quello che si racconterà, perché non è una vendita, è un momento di fatto pubblicitario, ma in realtà è un momento di comunicazione e di comunicazione emotiva. La gente non veniva per il negozio di arredamento, ma veniva per o sentire l'artista, o sentire la musica, o comunque l'evento organizzato magari con personaggi famosi, importanti. Un momento come questo, accompagnato ovviamente da un happy hour e magari dopo da un piccolo momento di musica, quindi un momento festoso, ha dimostrato un ritorno altissimo. Dall'evento, dalla persona che entra qui dentro, lascia i propri dati, hai una mail lista, continui a invitarla e instauri un rapporto. Diversamente da un altro investimento pubblicitario che poi non sai, non riesci a calcolare cosa ti possa portare. Uno può scegliere di fare un cartello pubblicitario, può fare le pubblicità sugli autobus. Noi abbiamo scelto di fare gli eventi per avere un contatto diretto con la gente. La comunicazione di carattere emozionale, quindi fatta attraverso le persone, più che con i normali mezzi, appunto, che sono la carta, la stampa o lo spot televisivo,
indubbiamente costa molto meno e ha un risultato più immediatamente riscontrabile. Noi abbiamo avuto l'esperienza appunto con imprese che hanno lavorato con noi, imprese che magari facevano parte di franchising. L'impresa che ha lavorato con noi è stata l'unica in Italia che ha raddoppiato il proprio fatturato, perché abbiamo studiato con lo stesso budget che avrebbe messo su una campagna tradizionale. Quindi noi non abbiamo chiesto né più né meno. Questa persona ci ha detto: io avevo stanziato tot, che cosa si può fare provando un modello di comunicazione diverso? E noi con quella stessa cifra abbiamo organizzato un evento al mese nel negozio per quasi un anno, e la nostra soddisfazione è stata che questo esercizio commerciale è diventato un modello a livello nazionale per l'intera catena, perché appunto in un anno di crisi come è stato il 2013 ha raddoppiato il proprio fatturato. Noi abbiamo iniziato qua che non eravamo niente, poi adesso ok, sono le nostre capacità che vanno avanti, ma l'inizio per imporsi in questa zona e per farci conoscere è stato importantissimo, far venire gente con gli eventi. I clienti noi li andavamo a prendere, li portavamo fisicamente in negozio, e questo è difficile oggi farlo con la carta, le persone leggono di meno, il messaggio resta meno in mente. Mentre quando inviti a un momento piacevole e dai anche un'abitudine alle persone di ritrovarsi e di stare tra loro, un momento di socializzazione, oggi secondo noi funziona di più. Io ho avuto dei risultati.